Questo video descrive come realizzare un esperimento sul piano inclinato con sistemi online PASCO e software Data Studio oppure GLX da solo. Per realizzare il piano inclinato avrete bisogno di un sistema rotaia carrello, noi utilizzeremo quello PASCO, ed una serie di spessori tutti uguali tra loro. Abbiamo trovato molto pratiche le custodie dei comuni CD. Avrete bisogno anche di un computer con installato il software Data Studio e di un'interfaccia e sensore di moto PASCO serie nera oppure serie blu. Qualsiasi interfaccia serie blu Passport può essere utilizzata. Se utilizzate l'interfaccia GLX, essa può essere collegata al computer oppure utilizzata autonomamente. Scopo dell'esperimento è vedere come varia l'accelerazione che subisce il carrello al variare dell'inclinazione della rotaia. Dato che il carrello può raggiungere una discreta velocità, predisponete un sistema in grado di ammortizzare l'urto a fine corsa. In base al livello di trattazione matematica richiesto, lo spessore può essere espresso direttamente in custodie di CD, sfruttando l'approssimazione alfa uguale senalfa per piccoli angoli, oppure misurato trigonometricamente misurando le dimensioni del sistema, cioè l'altezza della pila di CD e la lunghezza della parte di rotaia fino al punto dove tocca il tavolo. Non consigliamo di misurare l'inclinazione con un goniometro perché per angoli bassi si ha un errore percentuale molto elevato. Prima di cominciare ad inclinare la rotaia, dobbiamo accertarci che in posizione di riposo sia in piano. Potete usare una livella, ma è pratico, almeno per le rotaie meccaniche, semplicemente provare con le vostre dita a spingere il carrello nelle due direzioni e verificare che vada con la stessa facilità nelle due direzioni. Può sembrare un sistema rozzo, ma invece è incredibilmente sensibile. Per facilitare la presa dei dati, o se non potete permettervi una trattazione matematica sofisticata, potete inclinare leggermente la rotaia nella direzione in cui effettuerete tutte le discese, quel tanto perché il carrello non vinca l'attrito statico, cioè non parta da solo, ma vinca l'attrito dinamico, per cui una volta messo in moto nella direzione voluta, conserva un moto rettilineo uniforme. Una volta regolata la rotaia in questa posizione leggermente truccata, chiamiamola, è sufficiente una modestissima spinta al carrello per farlo viaggiare di moto rettilineo uniforme. Se utilizzate un'interfaccia Science Workshop, serie nera, è sufficiente collegarla al computer ed avviare Data Studio. Data Studio riconoscerà la presenza dell'interfaccia e vi mostrerà la sua immagine chiedendovi di selezionare un sensore. Per questo esperimento utilizzeremo un sensore di moto, per cui clic sul canale 1 e selezionare sensore di moto rettilineo. Ok. La frequenza di campionamento di default di 10 campionamenti al secondo non è molto adatta per questo esperimento, portatela a 20. È sufficiente poi chiudere la finestra di setup per essere pronti per la raccolta dei dati. Se invece utilizzate un'interfaccia Passport serie blu, è sufficiente connetterla alla porta USB, una volta accesa, affinché il software la riconosca automaticamente. Data Studio apre automaticamente un grafico di posizione in funzione del tempo. Ma a noi interessa anche poter visualizzare a velocità. Cliccate allora su Imposta e dalla schermata di Setup attivate Velocità ed impostate frequenza di campionamento 20 Hz. Anche qui, una volta chiusa la finestra di Setup, siamo pronti alla raccolta dei dati. C'è da notare che in questa finestra, la finestra di setup,
compare l'esatta immagine dell'interfaccia in uso, in questo caso un USB Link. Se utilizzate un GLX collegato a computer, compare l'immagine di un GLX, e così via per le varie interfacce passport. Se utilizzate una rotaia PASCO, potete fissare il sensore di moto, sia esso blu o nero, direttamente alla rotaia, il che garantisce l'allineamento e facilita la presa dei dati. Il sensore dispone anche di un interruttore per la regolazione del guadagno, le cui due posizioni sono segnate da omino e carrellino. Per questo esperimento potete tenerlo su carrellino, bassa potenza, minor sensibilità ai disturbi, ma se non riuscite ad ottenere dati puliti potete utilizzare anche la posizione di alta potenza, quella dell'omino. Se il setup sperimentale è ragionevolmente buono, è sostanzialmente indifferente. L'esecuzione dell'esperimento è in realtà molto semplice. Abbiamo inclinato la rotaia, qui come esempio con 4 spessori, poniamo il carrello a circa 15 cm dal sensore, lo teniamo fermo con la mano, cominciamo a registrare dati con Alt R o il comando da mouse su Data Studio, il sensore ticchetta, badando di non tenere la mano tra il sensore e il carrello, lasciamo andare il carrello. Quando il carrello arriva a fondo corsa, interrompiamo la registrazione con Alt punto. Vi troverete con una raccolta dati simile a questa. Il carrello è fermo all'inizio, viene rilasciato e si allontana dal sensore, qui fa un piccolo rimbalzo, e poi è fermo. Per visualizzare meglio il grafico, fate clic su Autoscala, il primo pulsante a sinistra, ed eventualmente con il pulsante lente di ingrandimento andate ad ingrandire la zona che vi interessa, cioè quella della discesa del carrello. Questo è il grafico di posizione in funzione del tempo. Ma a noi interessa l'accelerazione che ricaveremo dal grafico di velocità. Prendete quindi la raccolta dati 1 di velocità dal gruppo delle raccolte e la trascinate sull'icona grafico. Viene aperto un nuovo grafico di velocità, dove peraltro si vedono di bene i rimbalzi del carrello. Anche qua ingrandiamo la prima salita, che è quella che ci interessa, e ne chiediamo l'interpolazione lineare. Compare l'interpolazione lineare relativa a tutti i dati, per limitarla ai dati dei nostri interessi è sufficiente trascinare. Piccole irregolarità sul grafico come queste non alterano il valore dei dati e sono dovute per esempio a un granello di polvere sotto le ruote del carrello. Nella finestrella dove compaiono i dati numerici dell'equazione dell'affittante leggiamo direttamente la pendenza, che è un'accelerazione espressa in metri al secondo quadrato. Vediamo ora come ottenere lo stesso risultato utilizzando la sola interfaccia GLX col sensore di moto. Cominciate accendendo l'unità naturalmente e appena terminato il suo boot collegate il sensore di moto. Potete collegarlo ad una qualsiasi delle porte superiori. Normalmente si comincia dalla prima. Compare subito un grafico di posizione in funzione del tempo. Per facilitare la spiegazione, stiamo utilizzando l'utility fornita insieme a Data Studio che replica su computer sia lo schermo del GLX che i comandi che vengono dati sulla tastiera del GLX collegato al computer. Questo viene fatto solo per maggior chiarezza. Come abbiamo detto, appena collegato il sensore di moto al GLX, compare un grafico di posizione in funzione del tempo, ma a noi interessa modificare la frequenza di campionamento e portarla a 20 misure al secondo. Per cui andiamo a premere sul GLX il tastino Home, che ci riporta al menu principale,
Come vedete, questa emulazione fa circola in rosso i tasti che vengono premuti e si vede cosa succede. Andiamo a selezionare l'opzione sensori, quella più in basso a destra, e premiamo invio. Selezioniamo frequenza di campionamento e con i tastini più e meno selezioniamo 20. Dopodiché desideriamo anche visualizzare la velocità, per cui ci portiamo su velocità e con il tasto invio la portiamo da non visualizzato a visualizzato. Nuovamente home ci riporta al menu principale e nuovamente grafico ci riporta al grafico che abbiamo visto prima. A questo punto azioniamo Start Stop, il tasto col triangolino, e come abbiamo fatto prima col computer, lasciamo scendere il carrello. Stop. Adesso, premendo il tasto F1, che è associato alla funzione di scala automatica, otteniamo il grafico di posizione e funzione del tempo del carrello. Si vede molto bene la discesa ed un rimbalzo. Per visualizzare il grafico di velocità premiamo invio. Viene evidenziata proprio posizione, che è quanto vogliamo cambiare, vogliamo che sull'asse verticale vada la velocità, per cui ancora invio. Esce il menu e scegliamo velocità. Ora quello che ci interessa è il coefficiente angolare della retta fittante questo tratto. Con il tasto F3 associato a strumenti scegliamo interpolazione lineare . Portiamo il cursore alla fine del tratto che ci interessa con le frecce . Dopodiché ancora con strumenti F3 scegliamo commuta cursore per muovere l'altro cursore e spostiamo il secondo cursore all'inizio del tratto interessato. Come ci arriva, leggiamo direttamente sullo schermo sia il coefficiente di correlazione lineare del fit, che è estremamente buono, sia la pendenza, 0,318 in questo caso. Una volta eseguita l'esperienza con diverse inclinazioni della rotaia, andiamo a riportare i risultati in un foglio elettronico. Per qualsiasi informazione, contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.